Simona Cafano, in collaborazione con il Forum dei Giovani di Caggiano, si organizza qui presso il Castello una nuova iniziativa, un laboratorio, un corso per percussioni. Vuoi spiegarci nel dettaglio di cosa si tratta? È un corso di un progetto di percussioni che si dividerà in due fasi, un laboratorio per bambini dai 4 anni in su e un corso per ragazzi ed adulti. Cerchiamo di fare questo corso per aumentare creatività e attraverso il movimento e il ritmo del tamburo. Per i bambini il laboratorio è costituito da attività ludiche e quindi attraverso il gioco loro impareranno a sviluppare la creatività del ritmo e della musicalità. I corsi si terranno al Castello, partirà dal 18 di ottobre, c'è una data di scadenza per le iscrizioni che è il 13 di ottobre. Per ragazzi ed adulti sarà un'occasione diversa da quelle fino adesso organizzate e quindi un'alternativa ad altri corsi di musica presenti nel territorio. Chi sarà a fare le lezioni a questi ragazzi? Il maestro è Paolo Bianconcini, che è un musicista napoletano e percussionista attuale del gruppo napoletano di Giovine. Lui ha fatto tante collaborazioni con artisti italiani abbastanza importanti, tra cui Enzo Avitabile e Giovanni Imparato, e si è reso disponibile per questa iniziativa in collaborazione con il Forum dei Giovani. Cristiano Lamattina, presidente del Forum dei Giovani di Caggiano. Sono tante le iniziative messe in campo dal Forum dei Giovani. Oltre al laboratorio, il Forum si prepara ad organizzare tante altre iniziative per quest'inverno. Vuoi anticiparci qualcosa? Sì, continua la nostra esperienza con le scuole, con i bambini più piccoli, dalle elementari fino alle medie, con problemi generazionali sia sulla bulimia, sui disturbi alimentari, sulle nuove dipendenze. Oltre al corso di percussioni abbiamo anche il corso di autodifesa che si terrà sempre a scuola nella palestra delle scuole medie. Questo avrà una durata trimestrale per il momento, poi dipende dalle adesioni che avrà il corso. Il nostro istruttore sarà Stefano D'Alessandro, che è un istruttore di Jiu-Jitsu e proprio di autodifesa, iscritto al CONI e il CSI. Vi invito a seguirci su Facebook, sulla nostra pagina Forum Comunale dei Giovani di Caggiano, in cui potrete trovare tutte le nuove iniziative con le date e relativi orari.